Beh, non poteva essere davvero più fortunato il battesimo del nuovo servizio di tutela archeologica subacquea del Parco di Ostia Antica. La prima campagna, portata a termine dalla dottoressa Alessandra Ghelli, con l'impareggiabile aiuto del Nucleo Carabinieri Subacquei di Roma e del Nucleo Tutela del Patrimonio Culturale di Roma, ha portato infatti all'individuazione nelle acque del Tevere, a una profondità di circa 5 metri, di 3 grandi fusti di colonne in marmo. E pur parzialmente interrate nel letto e nell'argine del fiume, i fusti superano il metro di diametro e i 2,5 metri di lunghezza. Le attività nel mese di maggio si sono concentrate sui fondali della Fossa Traiana, ovvero del canale artificiale scavato dall'imperatore Traiano per mettere in collegamento il suo porto con il Tevere e che corrisponde all'odierno canale di Fiumicino. La Roma imperiale nei primi secoli d.C. era senza dubbio l'approdo più ambito, il più fiorente dei mercati per i marmi provenienti dalle cave disseminate lungo tutto il Mediterraneo, dalla Spagna al Mar Nero, passando per le coste egiziane. E appunto a volte una parte, piccola parte, dei carichi affidati al trasporto fluviale controcorrente lungo il Tevere e che erano destinati alla stazione dei marmi al testaccio andavano soggetti a incidenti di percorso e una volta finiti fuori bordo diventava difficilmente recuperabile questo carico. Spostiamoci sulla Fossa Traiana al Dive 9.9. Sebbene i fusti di colonna siano di grandi dimensioni, trovarli, individuarli è stato, possiamo dire, difficoltoso. È stato un lavoro prettamente tattile per la presenza delle correnti e soprattutto per il grado di visibilità che sul fondale è pari a zero. Questa è la fine della colonna. Qua finisce la colonna. Ma l'altra difficoltà è costituita dalla presenza delle correnti, per cui quando si lavora in immersione ci si deve ancorare sul fondale in maniera molto solida e si deve risalire la corrente quasi come fossimo dei granchi. Con il prossimo appuntamento con la tutela del patrimonio culturale subacqueo proveremo a prelevare i piccoli campioni per determinare il tipo di marmo e la sua provenienza. L'arma dei carabinieri ha già assicurato il suo contributo e insieme speriamo di giungere nel medio termine al recupero delle colonne.